Enrico Can, domenica a Bastia, la seconda vittoria consecutiva per lo Spoleto. Com'è il morale oggi alla ripresa? Bene, 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 bene. Io sono contento che abbiamo vinto qui con Bastia, io sono contento. Abbiamo fatto tutto per vincere, io sono contento, sì. Come sta andando questo primo anno in Serie D? Bene, bene. Bene, io sono contento che gioca qui a Spoleto, sì. Giocare vicino a Paolo Guastalvino è un aiuto importante per te? Sì, sì, per me è importante, per me, per studiare qualcosa a lui. Mi piace per giocare con lui, sono contento per giocare con lui. Senti, qui a Spoleto come ti stai trovando? Ah, bene, 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 c'è un bel gruppo, sono contento, sì. La città ti piace? Sì, 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 è quello, sì. Domenica un'altra partita importante con Lanciotto, un pronostico te la senti di farlo? Adesso io sto pensando quello, è importante per noi per questa partita. Tre punti. Tre punti per noi, sì, è quello importante. Marco Curti, la seconda partita da titolare consecutiva a Bastia, com'è andata? Ma ero meno emozionato della prima, perché bene o male è stata la prima esperienza in Serie D, però ero tranquillo e abbiamo fatto una bella partita, sono stato contento della vittoria. Ti abbiamo visto sia a destra che a sinistra, il tuo ruolo preferito secondo te? L'importante, cioè a me piace giocare, poi indifferente, se a destra o a sinistra uguale, basta, l'importante è giocare e mi devo divertire. Anche tu come Alessandro Luparini sei passato per Siena, poi per Foligno, quest'estate è arrivata la chiamata dello Spoleto, quando ha chiamato lo Spoleto cosa hai pensato? No, quando mi ha chiamato lo Spoleto sono stato contentissimo, perché bene o male, cioè a giocare con i grandi fa sempre piacere, infatti a me fin da piccolo piace giocare con i grandi, quindi ho accettato volentieri e mi impegno sempre come ho fatto gli anni passati. Si parla che la forza di questo Spoleto è il gruppo, l'amalgama tra i più vecchi e i più giovani. C'è qualcuno tra i vecchi, tra virgolette, che ti dà più consigli in particolare? No, mi danno tutti i consigli, sia quando sbaglio, sia quando faccio le cose bene, quindi sono molto contento di questo spirito, andiamo avanti così. Con Lanciotto? Con Lanciotto spero che fa sempre una bella partita come domenica, di giocare bene e se è possibile anche vincere.